anche. Dottor Zanzotta, lei è il direttore del quotidiano Il Tempo, un importantissimo strumento sulla città di Roma, ma non solo, insomma, molte zone d'Italia, ora siamo qui a Roma, Santa Croce in Gerusalemme, uno strumento che comunica. Oggi però l'abbiamo visto comunicare qualche cosa a valore aggiunto. Sì, devo dire, è stata un'emozione, anche per me che non sono più giovanissimo, sono un po' di anni dietro le spalle, e partecipato a convegni, radio, televisioni, quindi pur essendo un uomo di comunicazione, quindi abituato a parlare, anzi a volte parliamo anche troppo, devo dire che invece ha un effetto molto molto particolare, molto, cioè, non posso dire emozione nel senso che ero, però sicuramente molto più teso che in tante altre occasioni, proprio perché io almeno l'ho vissuto come una cosa molto molto importante e che mi ha coinvolto, insomma, io che spesso vado anche in convegni, improvvisi, eccetera, quindi me lo sono letto con molta attenzione e l'ho riletto, volevo essere sicuro di non di leggerlo bene, quindi insomma c'era una partecipazione che mi ha veramente coinvolto e mi ha fatto molto piacere. Una piccola riflessione, abbiamo notato in queste notti nelle quali abbiamo un po' curato il presidio notturno dei giovani, proprio veramente tanti ragazzi in una maniera inaspettata presenti la notte, e ci siamo posti questa riflessione che rivolgo a lei: è possibile che la Chiesa talvolta abbia difficoltà a comunicare Gesù ai giovani, il Signore ai giovani, perché troppe volte si utilizza il termine Chiesa e troppe poche volte si utilizza il termine Gesù? Sì, può darsi questo, però io credo che per esempio la riscoperta anche della Bibbia, dei Vangeli, per esempio lo studio della Bibbia, se fatto in modo portato ai ragazzi, potrebbe essere uno strumento molto importante. Se diventa una materia di studio, siccome l'ho sentito anche parlare di questo, diventa qualcosa di imposto, c'è una reazione negativa, però alla scoperta un po' delle nostre origini, anche attraverso la Bibbia, io penso che possa interessare i giovani, e probabilmente la figura di, mentre la Chiesa in qualche modo viene vista anche dai ragazzi, questa è vista come qualcosa, non dico che spaventi, ma un'organizzazione più istituzionale, Gesù mantiene invece proprio il suo contatto giovane, cioè è veramente la cosa più fresca che può raggiungere, cioè solo il termine, la parola, il pensiero, l'idea di parlare a Gesù può, io credo, possa avvicinare ancora i giovani, anzi può avvicinare i giovani, e me l'auguro, anche perché credo che i ragazzi che vivono in questo mondo, in questo periodo, abbiano bisogno di un punto di riferimento forte, altrimenti rischiano di perdersi mille cose che non gli danno a loro stessi nessuna dimensione, nel senso della vita. Io penso, spero, mi auguro che questa testimonianza invece diventi più forte, ma lo dico per noi, per tutta la società, ma lo dico soprattutto per i giovani. Stamattina abbiamo fatto questa riflessione